5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Era il 24 ottobre 1960, quando alle 18.45 si verifica la peggior catastrofe in campo astronautico. Era un periodo eccezionale per la cosmonautica sovietica, la quale, stupendo tutti, aveva battuto l'Occidente e guidava sicura l'esplorazione dello spazio. Al Pad 41 dell'allora segretissima base di Baikonur sono in corso i preparativi per il lancio del razzo sperimentale R-16, nome in codice NATO SS-7 Sadler. Ma a causa dei continui ritardi, i lavori sono supervisionati addirittura dal maresciallo delle forze speciali Mitrofan Ivanovic Niederin, il quale, seduto di fianco al razzo, sta impartendo a tutti ordini estremamente serrati e rigorosi. Il razzo R-16 era importantissimo ai fini militari perché doveva contrastare gli americani Titan, i quali potevano essere lanciati in breve tempo e da tantissimi silos separati. L'R-7 semi-orca, il razzo intercontinentale, aveva però come deficit una lunghissima preparazione e poteva essere lanciato soltanto da due siti, peraltro vulnerabili militarmente. Perciò Nikita Khrushchev darà l'incarico a Mikhail Yangel e a Valentin Glushko, in quanto Korolev era più interessato alle applicazioni civili. Ma l'R-16, per essere lanciato in breve tempo, dovrà utilizzare ipoazotite e demitilidrazina asimmetrica, che bruceranno al contatto, ma sono carburanti estremamente tossici e pericolosi. C'è molta fretta per compiacere il potere politico e molti protocolli di sicurezza e test di verifica sono saltati per fare il lancio entro il 7 novembre per la celebrazione della rivoluzione bolscevica. Viene quindi dato l'ordine di accensione, le valvole pirotecniche dei serbatoi esplodono come programmato, ma il vettore non parte. L'analisi di troubleshooting non è semplice perché non ci sono sistemi elettronici di monitoraggio, il cosiddetto condition monitoring. Inoltre, alcune valvole sono probabilmente scattate e sono ora immerse nel combustibile corrosivo che li mangerà in pochi giorni, quindi bisogna fare in fretta. Gli ingegneri preparano una procedura dettagliata per vuotare i serbatoi a causa del combustibile corrosivo, che però viene bocciata da Niederin, che vuole lanciare la mattina dopo. Così il propellente non viene scaricato. I tecnici lavorano sul vettore, quindi ancora carico. Probabilmente è proprio a causa del clima di tensione e di fretta che un interruttore del secondo stadio viene lasciato in posizione post-lancio, mentre doveva essere nella posizione di pre-lancio. Un tecnico si accorge dell'anomalia e riporta lo switch nella sua posizione originale. Purtroppo questa operazione dà il comando di esplosione dei pirotecnici di separazione del secondo stadio e la seguente sua accensione. I serbatoi sono pieni e tutti i blocchi di sicurezza sono disattivati, in quanto si stava simulando un vero lancio. Dopo 90 secondi di conto al rovescio automatico, la centralina, all'insaputa di tutti, ma come da programma, comanda l'accensione dei motori del secondo stadio. L'accensione fa esplodere anche il primo stadio, che si trova immediatamente sotto, in una gigantesca palla di fuoco a 3000 gradi, che si espande immediatamente a 120 metri di diametro. Niederin e 17 colleghi siedono a solo 15-20 metri dalla rampa. L'ingegnere capo, Mikhail Yangel, si era assentato pochi minuti prima per fumare una sigaretta e si vede una gigantesca esplosione da poche decine di metri di distanza dal bordo della palla di fuoco. Si salva. La fuga dal sito dei sopravvissuti, a volte dalle fiamme, è complicata dalla recinzione in filo spinato che è tutto intorno al sito di lancio, come si vede nel tremendo video. Le telecamere infatti si accendono automaticamente e riprendono l'orribile scena. La stazione dei vigili del fuoco è a fianco della rampa e anch'essa purtroppo viene incenerita nell'esplosione. 49 sopravvissuti all'esplosione con ustioni di secondo e terzo grado sono portati in ospedale, ma le autorità si rifiutano di rivelare quali sono le sostanze chimiche tossiche a cui sono stati esposti. 16 di loro moriranno nei mesi seguenti. Quella sera Yangel informerà sull'accaduto Nikita Khrushchev attraverso una telefonata. Khrushchev ascolta in silenzio e la prima cosa che chiede è la seguente: e com'è che tu sei sopravvissuto? E questo ce la dice lunga sul clima di reciproco sospetto che regnava allora. Per le indagini verrà incaricato proprio Leonid Brezhnev, il quale si recherà sul sito il giorno dopo e decreterà
che i responsabili di tutta questa negligenza sono stati abbondantemente puniti. Del razzo R16 ne verranno prodotti ben 200 esemplari, di cui 50 verranno trasferiti nel 62 a Cuba durante la crisi dei missili, ma di questi 50 soltanto 20 erano operativi. I morti in totale saranno tra i 74 circa e i 130, dei quali molti vennero vaporizzati all'istante durante l'esplosione. Quel giorno uno dei primissimi satelliti spia Corona fotograferà il sito devastato, ma l'Occidente non aveva ancora ben chiaro il quadro di ciò che era successo. Intanto le agenzie stampa divulgano la notizia che il maresciallo delle forze speciali Mitrofan Niederin è perito a seguito di un incidente aereo, e pian piano daranno notizia di altri incidenti in cui moriranno altissimi esponenti dell'esercito. In totale saranno 17, ma si scoprirà successivamente che tutti i 17 erano presenti a Baikonur il 24 ottobre del 1960. Di questo incidente avremo le prime notizie nel 1989 sotto il governo di Mikhail Gorbachev, e nel 1994 verranno desecretati tutti i documenti su questo episodio sotto il governo di Yeltsin. E questo sarà il più grave incidente in campo astronautico fino al giorno d'oggi. Bene, si conclude anche questa terza clip sulla cosmonautica sovietica. E vi invitiamo a mettere un like se il video vi è piaciuto, a scriverci un commento, qui sotto vi daremo risposta quanto prima, oppure a scriverci a info@cosmo.net per critiche oppure suggerimenti o richieste di qualche clip in particolare, di qualche tema che vi è molto caro. E vi invitiamo inoltre a iscrivervi al nostro canale e ad attivare la campanella, verrete informati ad ogni nuovo video, ad ogni nuova pillola di scienza. Vi diamo appuntamento alla clip numero 4, in cui vi parleremo del primo uomo nello spazio. Ciao!